Dare slancio alla rigenerazione urbana partendo dal riutilizzo di spazi per la produzione culturale indipendente giovanile è il primo passo di un processo complesso che mira alla rivitalizzazione dei territori e oggi al centro del seminario internazionale Remixing Cities nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore. L'iniziativa si inserisce nel Forum delle Culture e coinvolge operatori di settore, artisti e amministratori locali con l'obiettivo di condividere idee e buone pratiche sul tema, partendo dalle esperienze delle città italiane. Abbiamo anche già sperimentato delle iniziative davvero interessanti ed entusiasmanti, posso citarne qualcuna come per esempio il quartiere intelligente sulle scale di Montesanto, oppure il museo Nietzsche e l'obiettivo di fare del quartiere Avvocata un quartiere degli artisti e tanti altri episodi analoghi di adozione o di intervento su parti storiche o anche su tanti luoghi del nostro tessuto urbano. L'obiettivo di questo seminario è semplificare la burocrazia e dare nuove prospettive alla rigenerazione di alcuni spazi nelle nostre città per ospitare iniziative imprenditoriali di giovani imprese creative. E in questo senso costruire un esperimento di rete attraverso numerose città italiane che stanno sperimentando. La giornata è suddivisa in due sessioni di lavoro e si concluderà con uno spettacolo serale all'interno del chiostro di San Domenico dedicato al tema degli spazi urbani. Oggi non è più possibile pensare che soltanto attraverso l'iniziativa dell'ente pubblico questi spazi vengano ripopolati e diventino vivi e abbiano una funzione contemporanea. C'è bisogno di una forte collaborazione con le energie che ci sono dentro tutte quante le città e dentro la nostra in particolare, per fare in modo che si sviluppino dei progetti e che poi questi progetti abbiano delle ricadute sulla comunità, secondo un principio di mutualità. Vi do uno spazio abbandonato, vi do la possibilità di farci le vostre attività e di fare creatività, eccetera, ma vi chiedo anche di avere un rapporto con la cittadinanza per fare in modo che quello che la comunità vi dà ritorni sott'altra forma ad essa.